Porta. Zaro in anticipo di Sant'Antonio. Manuel Scalise di Sant'Antonio. Non ci arriva Seider sul pallone. Candido prova a gestire il possesso in favore dei padroni di casa. Attenzione al Mantova che Mataro si appoggia a Gerolino, attaccato da Di Sant'Antonio. C'è ancora Tabù, il Martelli per gli uomini di Ioric, intanto Said per il Mantova. Sant'Antonio di sinistro, attaccato da Serafini, prova a far passare il pallone. Veloci i tecnici che fanno comodo in questo tipo di situazioni. Mantova, che dopo lo shock iniziale sta provando a reagire. Del francese preferisce giocare su Zammarini tra i notti di Sant'Antonio, attaccato da Cannataro che gli ruba il pallone. Candido, Buckley sulla tre quarti. Del Rico, attenzione a Del Rico, pericoloso nell'uno contro uno, preferisce allargare su Taino, il cross in mezzo, esce Festa, pallone ancora, prova ad andarsene all'esterno destro, solito appoggio verso Di Sant'Antonio, cambia tutto a cercare Tomicic, troppo lungo, cerca Serafini, non preciso il lancio per il capitano. Di Sant'Antonio si gira molto bene a centrocampo, prova ad andarsene, un chiede l'1-2 a Said. Mazzaro che morde le caviglie, capisce tutto. Del Rico, c'è tanto si parte con un calcio di punizione di Sant'Antonio, a cercare Buckley di Sant'Antonio, non scende il pallone, molto intelligente Cannataro che va a proseguire per Serafini di sinistra. L'arbitro parte il francese, palla morbida in mezzo, si riscalchi, ci arriva, si coordina per una rovesciata. C'è tutta la difesa del Mantova, prova a uscire con Di Sant'Antonio, Bracca recupera il pallone, è andato Del Rico, Taino, ancora Del Rico, si è libero Bobby, prova ad andarsene da solo Del Rico, in qualche modo il pallone arriva a Buckley, sull'out di sinistra, c'è la sovrapposizione di Taino, Bobby, Cannataro, ancora Bobby, a spazio il numero 6, Pro Patria, insieme a Cannataro deve essere eredini del gioco. Cambio verso Taino, c'è poi bene Scalise. Zammarini è un jolly di centrocampo, può fare anche l'esterno. Di Sant'Antonio prova a uscire, anche fortunato nel rimpallo, c'è profondità a cercare Said. Zaro si fa sorpassare dal pallone, esordio anche in A in Croazia, giocatore molto interessante. Intanto Zammarini, 3 la difesa di Ioric, provano a far ripartire l'azione. Di Sant'Antonio un po' sparito negli ultimi 5 minuti, a recuperarla Tomicic in qualche modo la difende e l'appoggia Di Sant'Antonio, avanza il francese sulla tre quarti. Scalise chiuso dai difensori della Propatria, si riparte dal francese Enzo Di Sant'Antonio. Zammarini, siniscalchi, molto alto Serafini, e poi Mantova riesce a uscire bene. Di Sant'Antonio in profondità per Said, su di lui ancora Zaro, si cerca Serafini ma è un po' molle il passaggio verso il capitano, quindi capisce tutto la difesa del Mantova, che può ripartire con Scalise. Said, appoggio verso Di Sant'Antonio, sta giocando molto bene soprattutto di sponda Said, sì, in un'azione offensiva Di Sant'Antonio. Tra in anticipo di del centrocampo della Pro Patria, poi Di Sant'Antonio prova a lottare, recupera questo testa per Buckley, scivola ma poi recupera Marchiori, si riscalchi a campo, ovvio,
di prima verso De Enrico, ha spazio adesso per attaccare la propria con Taino. Taino contro di Sant'Antonio, prova a dare lui di Sant'Antonio. Ancora Macchiori, Scalise, il pallo alla meglio, poi Taino. Primo tempo quasi perfetto del giovane centrale della Pro Patria, intanto perde il pallone in passante. Attenzione a Marchiori, di testa, ci arriva, c'è Serafini, c'è Siniscalchi di Sant'Antonio. Buon tacco. Verticale della mattinata di giovedì, sembrava essere firmato il compromesso Sant'Antonio. Attenzione, il pallone in mezzo, c'è Said, ma Baclé in anticipo Macchiori tra i notti, c'è Kitovic in area di rigore, attenzione, c'è un buco e poi di prima verso Bovi, Cannataro si complica un po' la vita, ma riesce a guadagnare un fallo messo giù da Sant'Antonio la scorsa giornata. Said prova a appoggiarsi a di Sant'Antonio. Zanetti lascia scorrere per Scalise, il metronomo del centrocampo del Mantova di Sant'Antonio. Abbiamo parlato dei problemi societari della Pro Patria del Mantova di Sant'Antonio. Molto bravo Cannataro. Bacle di prima per De Enrico, prova ad andarsene. De Enrico si porta tutto qua, palla dentro sul primo palo, corta, può respingere facilmente e trova Graham. Ottimo lavoro del neozelandese Serafini, ancora Serafini di petto per Candido. Candido sulla tre quarti, Serafini, ottimo il gioco tra i due, poi il pallone arriva a Zanetti che spazza la ricetta, possesso di palla, attaccante francese. Non preciso il suggerimento per il compagno, capisce tutto di Sant'Antonio, che prova a lanciare Tomicic, ma bravo Zaro in qualche modo a intercettare la sfera. Si è già ripartito Sartore, Zamarini, c'è Said completamente libero che chiama il pallone. Zamarini preferisce appoggiarsi a di Sant'Antonio. Zanetti, Patria di Sant'Antonio, allarga verso Pondaco che riesce a tenere il pallone in campo. Siniscalchi, ancora il francese di Sant'Antonio. Said prova a girarsi, Panizzi cerca di contenerlo, ma Said riesce ad allargare verso Pondaco che di prima mette in mezzo. Novotny prova a girarsi, Panizzi di Sant'Antonio mette giù il pallone, c'è Zanetti che si fa vedere, preferisce appoggiarsi a Scalise. Il pallone rimane tra i piedi dei giocatori del Mantova con Sant'Antonio. Scambia con Taino, non preciso il passaggio di ritorno. Allora il Mantova di Sant'Antonio di prima cerca Zanetti, pallone esce, non ce n'è. Qualizzi, Terrani prova ad andarsene, c'è qui di Sant'Antonio. Sul secondo palo c'è Creati libero, poi riesce a spazzare Panizzi e di Sant'Antonio al volo. Terrani appoggio verso Taino, prova con la sua grinta. Scalise di Sant'Antonio fa scorrere la sfera. Nuvotni da Terrani, arbitraggio all'inglese quest'oggi. Terrani attaccato dal giocatore del Mantova, non fischia più il direttore di gara di Sant'Antonio. Creati, non preciso il passaggio del francese verso il compagno, Scalise invita i compagni ad andare in area di rigore, ancora di Sant'Antonio, Creati, e finisce qui questa partita, Pro Patria 2. Cominciare il numero 10 del Mantova di Sant'Antonio, il dribbling sulla tre quarti, fa partire un sinistro da. Eccolo, ancora lui a centrocampo. Subisce fallo, gioco pericoloso, si può prova a scambiare con De Enrico, messo giù da Siniscalchi, tutto regolare secondo l'arbitro. Allora di Sant'Antonio rimane giù De Enrico, prosegue il Mantova, l'azione offensiva Scalise di Sant'Antonio, sembra potersi rialzare e di prima, attenzione, queste ripartenze veloci della Pro Patria, ancora Baclé
fa vedere Candido. Baclay cerca l'uno contro uno. Dall'altra parte c'è Serafini, lo vede Baclay, non preciso, suggerimento di sinistro. Allora, Di Sant'Antonio. Difensivo, quello di destra tra i notti, cerca fra le linee un pallone per Di Sant'Antonio che controlla. Può essere l'ultima azione del primo tempo. Scrossa, si fa vedere Tomic, ci scrossa invece, va da Raggio Garibaldi, chiede il pallone di Sant'Antonio, Raggio Garibaldi invece allarga, dove però non c'è Gonzi, bensì fra Zammarini con il mancino di prima, proprio per Di Sant'Antonio. La finta buona qui di Sant'Antonio. Said ha visto il taglio di Boniperti, gli ha rubato però il pallone il suo compagno di Sant'Antonio, che poi si gira in area di rigore, c'è la chiusura. Quindi ancora più attrazione offensiva il Mantova, Francisco Sartone per Gonzalez, c'è però l'ottimo intervento di offensivo da parte di Capitan Siniscalchi. Poi dunque attenzione a Zammarini, che prova a rinviare, far ripartire l'azione del Novara, non vi riesce. Zammarini per Di Sant'Antonio, sarà importante, interessante anche vedere la posizione, bene il pallone, c'è Said, attenzione perché si è inserito Di Sant'Antonio, preferisce invece andare da solo il prodotto del Genoa, subito largo per Di Sant'Antonio, un po' troppo largo, si impegna però l'11, riesce a tenere il pallone in campo, ma viene subito aggredito, poi un colpo di testa proprio di scrosta, il numero 4, respinto però bene, terminato sul fondo, Said riesce a saltare Vicari, lancia poi, sono molto bassi. Ora Said, c'è l'inserimento di Sant'Antonio, è partito proprio Gonzi, Di Sant'Antonio invece preferisce andare ancora da Said. Gonzi, prima per Zammarini, ancora di Sant'Antonio, allarga poi con il mancino dalle parti di Raggio Garibaldi, si va al 10, rientra sul sinistro, trovato la conclusione, respinta però bene da Zammarini, Di Sant'Antonio decise allora di provare a puntare la difesa avversaria. Qualche volente servendo poco sia Garofalo che Dickman, il numero 7 che si è visto pochissimo oltre la sua metà campo, Di Sant'Antonio. Ma viene fermata l'azione offensiva, vediamo se il Mantova adesso riesce a ripartire con Di Sant'Antonio, che prova il passaggio sulla sinistra ma viene anticipato ancora Enzo Di Sant'Antonio, apre sulla destra Michal, trova Di Sant'Antonio che in qualche modo riesce a recuperare la palla, poi è bravo Fullano, verità serve un assist per Novotny, Tano porta il vantaggio sul Tirol, vediamo subito se il Mantova avrà la reazione e la forza di andare a recuperare gli avversari. Recupera la palla a centrocampo, mezzo a cercare Fischnaller, viene però respinta, allora Di Sant'Antonio può recuperare la palla e ripartire, offre bene il pallone l'ungherese, poi offre il pallone a scrosta che torna indietro a Di Sant'Antonio che apre bene sulla destra, c'è spazio per Zammarini che prova il cross, viene respinto, ma siamo già nella tre quarti difensiva del Mantova con Brank che prova a saltare l'uomo, ma sono, ma è bravo Di Sant'Antonio a tornare, tire la squadra tirolese, allora Branca prova a far partire il contropiede inseguito da Di Sant'Antonio, Branca ancora con la pallone, ma è bravissimo Enzo Di Sant'Antonio a recuperare la palla, a far subito ripartire dentro per poi scaricarlo, prova la palla dentro ma viene respinta dalla difesa mantovana, i virginiani provano a ripartire, far sulla sinistra, ora spingere anche sulla destra, torna Di Sant'Antonio che con questo cross non riesce a tenere, ma sbaglia la rimessa laterale in qualche modo, Fullan sbaglia di testa, Branca riesce a recuperare, ancora Branca prova a tenere il possesso del pallone, Di Sant'Antonio in qualche modo riesce a dare, Nick controlla bene, poi torna indietro da Sant'Antonio che ritorna indietro, però viene raddoppiato, allora riesce a far girare la palla bene su Di Sant'Antonio che prova a metterla in mezzo, Milan, vediamo se arriverà, tanto siamo già sulla tre quarti offensiva con su Tirol, con Branca che perde il pallone ma va a uscire fuori, palla al piede, prova a ripartire da solo, viene fermato da Di Sant'Antonio, continua a spingere il Mantova, ancora Di Sant'Antonio, salta tre uomini, poi apre bene sulla sinistra dove trova Tomicic, Tomicic prova col sinistro sul secondo palo ma è mai calibrato, non è neo, recupera bene la palla, ancora in possesso dell'attaccante del tratto tirolese, destra per Trainotti che torna indietro da Di Sant'Antonio, giocatore nato a Tolone, Maras prova a ripartire, nulla di fatto per l'arbitro e allora apre sulla destra, si torna da Di Sant'Antonio che salta bene, Fischnaller, dai vai con Novotny, ancora Di Sant'Antonio, allora torna indietro da Di Sant'Antonio che apre bene sulla destra per Trainotti, vediamo il nuovo time,
E allora Di Sant'Antonio che mette giù il pallone, si libera bene, carica il sinistro. Insomma, i cambi per ora, Said, Tomicic e Santore, ha fatto e prova ad andare da Said, niente da fare, subito recupera la palla in manto a Ponda che è partito benissimo in questo primo tempo, prova ad avanzare, vediamo se cerca il lancio lungo, poi appoggia per Sant'Antonio. Arras, ancora una volta la retroguardia, Mantovana riesce a respingere, poi Di Sant'Antonio in qualche modo conquista il pallone per andare sulla destra del Sartore, si fa vedere anche, fischia l'arbitro, Di Sant'Antonio, la palla arriva in mezzo, Scanchi in campo, applaudito dai suoi sostenitori, intanto Di Sant'Antonio prova ad aprire sulla destra per Filippo Bonifatti che non controlla bene, viene fermato da Martin, aiuta Cia che subito fa ripartire l'azione. Di Sant'Antonio che l'ultima partita aveva giocato largo a destra, in questa partita gioca centrale, 19enne, non ha presenza, allora si torna da Branca che viene subito attaccata da Di Sant'Antonio. Branca salta bene due uomini, poi passa bene la palla a Cia che però non riesce a controllare bene, e allora il Mantova vediamo se riesce a distendersi e a ripartire, prova ad andare sulla destra con Boniferri a passare in qualche modo, Zamarini però viene anticipato da Tagliani, anzi da Bertoni, scusate, in qualche modo prova a cercare Bertoni ma insomma è sbagliato il passaggio. Sant'Antonio recupera, Di Sant'Antonio scusate, recupera subito la palla però non riesce a trovare un passaggio in aria, riesce a liberarla Fullan, ma Di Sant'Antonio recupera bene, prova il destro, respinto